Una produzione Associazione Culturale Prix. Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. A Catania esiste un prototipo di una macchina che ci fa 125 km con un litro di carburante. La vettura è stata costruita da un gruppo di giovani ingegneri catanesi e sarà portata come prototipo alla Shell Eco Marathon 2014 di Rotterdam. E noi abbiamo il piacere di avere ospite nello studio di Catania 2 degli ingegneri meccanici che hanno dato vita a questo fenomeno della tecnologia, Daniele Consoli ed Emanuele Anastasi. Buongiorno! Buongiorno a voi. Allora, siccome non sappiamo chi è Emanuele e chi è Daniele, l'ingegner Consoli mi alza la mano per favore, grazie ingegner Consoli, perfetto. Ah, lui è l'ingegner Consoli, eccoci qua. Sì. Allora, la cosa più strampalata che potete fare è trovare una macchina che facesse 125 km con un litro. Come siete riusciti a fare questo fenomeno della tecnologia? E in tempi di tagli alla spesa? Ci sta preciso, eh? Ditelo a Renzi, lo mette su eBay e fa una vendita di quelle pazzesche. Sì. Allora, più che trovarlo, il prototipo è stato progettato e poi realizzato nei laboratori dell'Università di Catania. Noi siamo un team di ingegneri che partecipa per il quarto anno consecutivo alla Shell Eco Marathon. Abbiamo superato una selezione molto dura e selettiva. Il prototipo in sé ha una massa molto contenuta, una massa di appena 150 kg e monta un motore endotermico di 110 cm cubici ottimizzato appunto per abbassare i consumi e le emissioni di CO2. Sono stati parecchi gli interventi fatti sia sul motopropulsore per quanto riguarda l'ottimizzazione dei consumi. Noi montiamo un'unità con un carburatore. Il carburatore è stato revisionato, ne è stato montato uno più piccolo, diciamo dal 19 siamo passati al 14 di diametro e sono stati ottimizzati anche gli spruzzi del minimo e del massimo. Inoltre siamo intervenuti su tutti i cinematismi della vettura, montiamo delle ruote da scooter, quindi con una sezione con un'impronta a terra molto ridotta lo scopo di questa manifestazione appunto è quello di correre, sfidare tutte le università europee e consumare il meno possibile. La gara si svolge appunto a Rotterdam in un circuito cittadino, bisogna percorrere 10 giri di questo circuito, quindi all'incirca 16 km, ad una velocità media di 30 km orari. Ovviamente si parte dai box dopo aver superato i severi test con il pieno, si percorrono questi 16 km, poi si rientra e viene misurata la quantità residua di combustibile all'interno del serbatoio. Allora, io sono curiosissimo, lo chiediamo allora all'ingegnere Anastasi, quanto facciamo a velocità? Poi c'è anche questa cosa, se noi prendiamo una macchina sappiamo che, non so, tot cavalli, è un 1.400, un 1.900 turbo diesel, cioè se noi dovessimo intanto classificare quest'auto è una, quanti cavalli ha e quanti che potenza ha, ecco, per farlo capire a chi ci sta seguendo la casa e per capirlo anche noi. Allora, è 110 cm cubici, ha 6 cavalli, 6 kW di potenza, sì. Diciamo il motore ovviamente è piccolo, dato che la gara a cui dovremo partecipare a maggio è una gara di consumi, quindi si è cercato di trovare un motore piccolo che potesse, diciamo, combinare, insomma, oltre all'andatura che non deve essere inferiore ai 30 km all'ora, ma ovviamente rimarremo sempre sui 30 per cercare di consumare meno, che avesse giusto lo spunto per riuscire a partire e camminare a regime con la velocità, appunto, che abbiamo detto, sui 30 km all'ora. Quindi deve essere un motore piccolo e funzionale per la nostra gara. Per questo abbiamo adottato questo motore endotermico da 110 cm cubici. Da come lo state descrivendo mi sembra molto uno scooter. È un motore da scooter? Sì, in effetti. Sì, il motore è di derivazione quad.
era montato originariamente su un quad, un mini ATV. Poi è stato ottimizzato, ovviamente, come ha detto l'ingegnere, cambiando il carburatore, riducendo quindi, montando degli spruzzi più piccoli, abbiamo eseguito i trattamenti ceramici al motore, insomma una serie di cose, pure lubrificazione, che ci ha portato appunto a ridurre i consumi ad arrivare a questa, i famosi fatidici 125 km al litro. È un diesel o un benzina? Va a diesel o va a benzina? A benzina, benzina. A benzina. Il motore è alimentato a combustibile fossile, appunto, a benzina, a normale benzina che possiamo trovare ovunque, in qualsiasi distributore di combustibile. C'è da dire che il nostro propulsore monta un carburatore, è ovvio che se avessimo montato un iniettore, quindi con una gestione elettronica dell'iniezione, avremmo ottenuto dei risultati migliori. Basti pensare che l'anno scorso l'università vincitrice della nostra categoria ne ha percorsi 330 km con un litro, quindi il nostro, diciamo, è un risultato sì eccezionale per noi, ma che si colloca abbastanza lontano da quelli che sono i record. Purtroppo noi come associazione, come Università di Catania, disponiamo di fondi molto limitati. Il progetto infatti riesce a sopravvivere, riesce a portarsi avanti grazie all'aiuto di alcune aziende locali, piccole aziende locali che hanno creduto in noi e che ci hanno sostenuto con dei piccoli finanziamenti. Tutto il resto è stato costruito da noi, ogni singolo componente che vedete del prototipo che abbiamo qui, vedendo in sovraimpressione, è stato costruito da noi, ad eccezione del motore, dei cerchi delle ruote, è stato interamente costruito da noi. Per raccontare un piccolo aneddoto, la carrozzeria che vedete è stata costruita in appena 20 giorni sia da me e da Emanuele per poterla presentare in tempo e poi poter essere a Rotterdam il prossimo mese. Sul design della carrozzeria, che materiale è fatto? Infatti, guardate che materiale è questa carrozzeria, perché con che cosa, per farlo così leggero? Sì, allora, la carrozzeria è in materiale composito, in fiberglass, sarebbe lana di vetro con resina epossidica. Ovviamente uno dei materiali più leggeri, diciamo, che si potesse optare per realizzare la nostra carrozzeria. È un materiale, per realizzarlo abbiamo avuto bisogno di creare uno stampo ex novo, ancorato al telaio, e quindi su questo stampo abbiamo riversato il nostro materiale. Insomma, detta così sembra facile, ci abbiamo messo 20-25 giorni per realizzarla ed arrivare proprio dallo zero fino alla carrozzeria verniciata. Non siamo dei carrozzieri, quindi aveva qualche imperfezione a livello speculare della superficie, però diciamo il risultato finale è accettabile, direi. Il bello del progetto è anche questo, ovvero partire dal progetto, quindi da zero, e curare tutti gli aspetti, quelli progettuali, quelli di realizzazione. La parte meccanica l'abbiamo realizzata in un'officina a Trecastagne, la Serra Auto Racing, mentre invece la carrozzeria in un garage privato, il garage di casa di Emanuele, che abbiamo messo a soqquadro. Quindi questa è la parte bella di questo progetto. Quindi curare la progettazione, poi la realizzazione, curare anche l'aspetto gestionale, ovvero riuscire a trovare sponsor che ci possano supportare, riuscire ad acquistare i materiali necessari per la realizzazione e poi curare anche l'immagine del team, quindi creare eventi pubblicitari, eventi che facciano conoscere questo importante evento alla comunità catanese, siciliana e del resto del mondo, insomma. Quello che avete scoperto può essere applicato ad una vettura normale, o perlomeno ci sono delle cose che nelle vetture normali possono essere modificate per consumare meno? Esatto. Beh, sicuramente ridurre i pesi, rivedere insomma l'auto sotto la visibilità della mobilità sostenibile, sicuramente è possibile, ecco, come dicevo, ridurre i pesi, magari delle carrozzerie nonostante sicure però con pesi inferiori, materiali diversi anche nella realizzazione dei motori.
alimentazioni diverse, alimentazioni ibride, questo insomma è un po' il futuro dell'automobile, verte proprio in questa direzione, si parla anche di idrogeno in un futuro più lontano, al momento insomma il prossimo futuro sembra il metano, l'ibrido metano-benzina o metano-gasolio per i motori più grossi. Diciamo che innovazioni ce ne sono e sicuramente usciranno fuori pian piano, anche perché oramai il combustibile fossile, come sappiamo tutti, insomma, sta riducendo sempre di più la sua produzione e quindi si andrà in questa direzione. Il futuro può essere l'elettrico, quindi ibrido elettrico, benzina elettrico, diesel elettrico e così via. Insomma, sì, ci sono delle ottimizzazioni che sicuramente possono essere portate nel campo della produzione, sicuramente. Chiedevo una cosa, avete detto le ottimizzazioni, però sicuramente con un litro 125 km non riusciamo a farli in una macchina normale anche se facciamo queste modifiche. Vi siete fatti un'idea? Certo, questo è un prototipo. È anche vero che il nostro prototipo è estremizzato, passatemi il termine, ovvero avendo una massa contenuta non ha sistemi di sicurezza quali possono essere il sistema ABS, un sistema airbag. È comunque sicuro perché abbiamo utilizzato degli acciai molto resistenti, degli acciai al cromo molibdeno che solitamente vengono utilizzati per la realizzazione di telai per i prototipi da corsa, però è ovvio che la massa ha giocato un ruolo determinante nell'ottenere un simile risultato, perché con 150 kg e con 6 kW di potenza è ovvio che il rapporto peso-potenza è a nostro favore. Ripeto ancora, la ridotta sezione degli pneumatici ci ha aiutato anche in questo e la simulazione di gara che ci ha permesso di ottenere questo risultato è stata ottimizzata appunto per lo svolgimento della gara, quindi noi abbiamo simulato dei test dove percorrendo 16 km in un tracciato rettilineo con dei leggeri rallentamenti, quindi la vettura non si ferma e riparte come può essere magari in un ciclo urbano, quindi molte volte la vettura viene lanciata, quindi si muove per propria inerzia senza sfruttare la coppia del motore. Chi guiderà l'auto? Dei due. E se mi metto dietro io? No. Molto probabilmente saremo o noi due o si aggiungerà una terza persona, perché come dicevo prima noi ci finanziamo, molte volte ci autofinanziamo grazie all'aiuto di aziende. Al momento dovremmo partire dei sei componenti del gruppo, solamente tre persone con un furgone che dovremo quindi percorrere più di 5.000 km andata e ritorno da Catania a Rotterdam. Dovremmo partire il prossimo mese, anzi se qualcuno ci può finanziare insomma per i viaggi, per le spese di viaggio, non sarebbe male insomma. Lo immaginiamo. Mi raccontate cosa vi aspetta a Rotterdam allora? Intanto quando è che dovete esserci? Quando dovete arrivarci? Allora, la competizione si svolgerà dal 14 al 18 di maggio. Arrivati a Rotterdam intanto troveremo più di 250 università europee, quindi all'incirca più di 3.000 studenti, televisioni internazionali, televisioni locali, giornali e stampa di tutto il mondo. Troveremo ad aspettarci un box che avremo a disposizione, un box 3 metri per 3, dove potremo esporre il nostro prototipo, potremo esporre anche immagini della nostra Sicilia, prodotti della nostra Sicilia. Disputeremo dei turni di prove da 40 minuti circa, ecco perché bisogna essere in due piloti che si alterneranno in queste prove. Poi, finiti i turni, sarà tutto volto all'insegna della coesione tra le varie squadre, quindi ci si potrà confrontare con altre realtà universitarie, con altre realtà di istituti tecnici, ci si potrà confrontare riguardo usi e costumi delle altre nazionalità. Benissimo, benissimo. Ragazzi, che dire, mi verrebbe da farvi, insomma, ce lo volete regalare sto prototipo, e così per venire a lavorare ci conviene tantissimo. Complimenti. Dovremmo partire un po' presto la mattina andando a 30 all'ora. Perché te non becchi tutti i trattori che becco io, faccio 30 all'ora per arrivare a lavorare. Ragazzi, in bocca al lupo per tutto. Speriamo insomma che questo sia un prototipo non soltanto per una gara, ma anche per un futuro anche di produzione automobilistica
nella nostra, isola. Ci abbiamo un Termini Imerese bloccato, chissà che non diventi invece un'industria per fabbricare questo tipo di macchine. Come? Siamo disponibili. In bocca al lupo, complimenti ragazzi, e poi fateci sapere come va a finire questa Eco Marathon 2014 di Rotterdam, se magari vincete qualcosa, se comunque vi piazzate in una buona posizione, ma siamo convinti di sì, perché insomma ce la metteranno sicuramente. Poi siamo tutti. Noi che portiamo bene, e come quindi, sempre. Tutto bene, vi daremo qualche comunque, aiuto. Oltre al premio del... dato al vincitore, insomma, chi è che riesce a consumare meno nella propria categoria, noi corriamo per la categoria Urban Concept alimentata a benzina. Ci sono altri premi che possono essere il premio del design della carrozzeria, un premio per una innovazione per quanto riguarda la sicurezza attiva e passiva a bordo del veicolo, il premio spirito di squadra dato alla squadra che nonostante le varie peripezie riescono comunque a raggiungere un risultato dignitoso. Quindi i premi ci sono, non è solo per chi consuma, ma anche per chi ha lavorato duramente e porta dei progetti concreti. Allora, quale puntate? Infatti. Qual è il vostro? Intanto allo spirito di squadra, perché ecco, in questi mesi è stata dura. È stata molto dura, quindi guarda, già puntiamo a questo. Poi per quanto riguarda il design, comunque anche osservando i nostri competitor, pensiamo di essere riusciti a creare una carozzeria aggraziata, accattivante, in relazione al telaio, perché comunque la vettura è stata costruita seguendo un regolamento ferreo appunto fornitoci dagli organizzatori della Shell Eco Marathon per quanto riguarda gli ingombri del telaio e i combustibili da utilizzare. Perfetto. Nel senso che cucendo la carrozzeria addosso al telaio, insomma, i risultati sono un po' quelli là che si vedono, aggraziate, però i vincoli erano eccessivi dal regolamento. Ecco. Ha un certo fascino. Ti è piaciuta, eh? Ti è piaciuta. La regaliamo, per favore. Quello stemma lì, con la bandiera del Catania accanto. Sei innamorata. Ragazzi, in bocca al lupo per tutto, fateci sapere come va a finire. Ringraziamo anche Guido Messina per quanto riguarda la parte tecnica dallo studio di Catania. Noi invece ci dobbiamo fermare. Dobbiamo andare in pubblicità. A tra poco. Buon lavoro, ragazzi. Una produzione Associazione Culturale PRIXX.